Siamo in compagnia del professor Massimo Locatelli, docente dell'Università Cattolica di Cinema Audiovisivi. Buongiorno professore, volevo chiederle come è strutturata la giornata di oggi e per quale motivo questa giornata dedicata interamente al cinema. Allora, più che al cinema, proprio a forme dei nuovi media, cioè il cinema come è finito sul web e nella forma della cosiddetta web series, che è un prodotto molto di tendenza oggi, è un prodotto ancora di nicchia ma che ha una forte prospettiva e soprattutto un prodotto molto consumato, fruito e amato tra i giovani. E quindi era giusto che la nostra università, che ha un corso di laurea in tecnologie delle arti e dello spettacolo, se ne occupasse. Siamo in compagnia di Claudio Di Biagio, oggi qui in Università Cattolica, che ci parla dell'esperienza da youtuber. Tu sei un grande youtuber italiano, affermato in quest'ultimo periodo. Vogliamo chiederti come hai fatto a iniziare questa esperienza e proprio perché il web. Perché in Italia non c'era tanta altra possibilità, nel senso che quando ho iniziato avevo 21 anni, io già lavoravo da vario tempo nel mondo del videomaking e ho provato semplicemente a raggiungere più persone usando ovviamente la cosa che funziona di più, quindi l'ironia, l'umorismo, l'intrattenimento, quello proprio base in Italia, e questa cosa ha funzionato e mi ha permesso poi di costruire piano piano, e sto costruendo tuttora, sto all'inizio, quel minimo di professionalità che serve poi per lavorare, perché è quello che voglio fare. È ovvio che inizi sul web proprio perché, ti ripeto, hai più possibilità di farti vedere. Tutti i progetti che ho fatto per il momento non sono stati per niente adeguati a quanto poi prendevo, semplicemente perché uno deve provarci, ce la sto mettendo tutta, specialmente per esempio con Dylan Dog, che è il progetto che presenterò oggi qui alla Cattolica. Allora, parliamo appunto di Dylan Dog, no? Questo tuo nuovo progetto. Tu hai esperienza come regia cinematografica indipendente, cioè tu ti autogestisci. Com'è questa esperienza? Questo progetto come è costruito? Se lo stai portando a termine, come? Abbiamo iniziato col crowdfunding, quindi cercando di avere un budget da parte degli utenti che hanno positivamente accolto la nostra richiesta. Da lì abbiamo iniziato a preparare una vera e propria produzione, quindi una macchina produttiva che ha funzionato, nel senso che abbiamo quasi finito il set, manca un giorno di set, è andata benissimo, avevamo tutto quello che volevamo e nessuno ci diceva cosa dovevamo e cosa non dovevamo fare. Ho voluto testare insieme a Luca Vecchi, il mio collega in questo progetto, il metodo crowdfunding, perché appunto è un esperimento, qualcosa di nuovo che in Italia ancora non si coglie bene, c'è sempre la paura a chi ti sto dando i soldi, che ce fate, ci andate in vacanza, cioè. Quindi è stato interessante secondo me il fatto di provare una nuova strada. Il progetto è quasi ultimato, stiamo adesso nell'ultima fase in cui faremo un'altra campagna di crowdfunding su Indiegogo per chiedere gli ultimi soldi, l'ultimo contributo per chiudere il budget, e siamo molto 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 felici e verrà fuori una cosa molto bella.